Sur questa settimana, zona morta europea, Baia Tortuosa, solito posto, salite sulla navicella qui in alto. E c'è lui, Faccia Strana, che questa settimana vende il Telesto. Yay, Telesto de Besto, conosciamo tutti, è l'arma più disabilitata della storia di Destiny. Tregua imprevista, proiettili a fusione che si attaccano ad esplodere, una scoppio ritardato con danni da vuoto, e in più c'ha l'impulso dell'Araldo. Le multi uccisioni con quest'arma ricaricano immediatamente le armi cinetiche ed energetiche equipaggiate con le munizioni di riserva. Buona arma da usare fino a The Witch Queen, le ultime settimane prima di buttare di nuovo i fusioni nel deposito. No, non è vero. Forse sì, non lo so. Però sì, diciamo che è il Telesto, raga. Che altro c'è da dire sul Telesto? Poi abbiamo doppio impeto eonico, o meglio, impeto eonico e sicuro e sicura eonica. Quindi è un Oxur eonico questo qua, ragazzi. Io non so mai dove mettermi, mi metterò qui. E cosa fa l'impeto eonico? Molto semplice. L'unica esotica che ha le mod. Cioè vuol dire che può switchare tra tre tipi di cose. C'è set della forza, cioè quando stordisce un campione i colpi rapidi di precisione con un'arma aumentano temporaneamente la velocità di ricarica e di cambio delle armi. Poi c'è quella del vigore, che invece è per le abilità di classe. La serie di colpi di grazia precisi con le armi hanno possibilità di fornire una sfera di potere ai tuoi alleati, eccetera 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 eccetera. Insomma è un esotica, non sto qui a leggervi tutto, ragazzi. È un'esotica che va usata per il team e con il team. Più incastri si fanno con le mod, più si hanno benefici. Ok? Sono delle esotiche che secondo me sono state un po' messe lì come esperimento, perché secondo me è interessante come idea. Si cambiano anche le lucine se cambi perk, è vero, non lo posso fare da Xur, ma è così. Però insomma, a parte qualcosa di particolare che si può fare con il proprio team, lasciano un po' il tempo che trovano, secondo me. Però, insomma, se non ce l'avete, io le prenderei per la collezione. Nel caso in cui magari le mettono a posto, se possono pure stare. Allora, statistiche per i cacciatori: abbiamo intelletto 21, resilienza 21, niente di che. Neanche per quanto riguarda il titano, niente di che. Però abbiamo un protocollo della Fenice, signori cari, con l'intelletto anche alto. Io questo pezzo qui lo prenderei assolutamente. Strega, le uccisioni degli assist effettuate all'interno di sorgente di radianza forniscono energia della super. Molto semplice, fate la pozza, vi mettete dentro, sparate a tutto quello che c'è, ottenete metà della super. Massimo, perché sono state nerfate tutte le super, tutte le esotiche che recuperano la super, bla bla bla, lo sappiamo già. Quindi questo qui sicuramente è un pezzo da comprare. Se non avete delle statistiche buone, questo ci sta. Se mettete una mod, calcolate che questo diventa un 24. Se mettete la mod in recupero, diventa 12 più 10, 22. Quindi è assolutamente un buon pezzo. Quindi tra le esotiche, raga, protocollo della Fenice da prendere. Poi vediamo le leggendarie. Abbiamo il profezia, continuo d'apertura e condensatore elementale. Colpo sicuro, proiettili stabili, velocità di ricarica. Non un bruttissimo roll. Sinceramente, quando vedo condensatore in PvP si pensa sempre ad andare in giro con l'arco, perché è quello che aumenta la maneggevolezza e vi fa avere l'arma un po' come se fosse estrazione celere, più o meno. E che non è affatto male. C'è poi anche tiro d'apertura. Questo qui potrebbe non essere brutto. Potrebbe non essere brutto. Poi, carabina del settimo serafino. Allora, impugnatura bruciapelo verrà buffato su The Witch Queen. C'è anche telemetro, proiettili rimbalzanti, rigatura e stabilità. Gli automatici, come sapete, riceveranno i sovraccarichi, quindi se non vi siete presi quello che vendeva con Vorpal, pure questo qua ci potrebbe stare. Ci potrebbe anche stare. Poi, ultimo ballo, bersaglio mobile e grilletto facile. Proiettili a calibro elevato, gettata, not bad. Per le cose strane che fate voi in crogiolo, potrebbe anche starci. In PvE assolutamente no. Poi abbiamo portatore di desideri, rivelatore di minacce, no. Verità rivelata con granate frontali, frenesia, caricatore multiuccisione. Onesto. Buono, ci sta. Lancia granate, o li avete full crowd control o li avete full danno.
le vie di mezzo sono un po' strane. Questo è full danno con le frontali, frenesia e caricatore multiuccisione. Se vi manca o lo volete comunque mettervelo tra le collezioni, io lo prenderei. Non male. Lama con instancabile dissolvente no. E poi abbiamo la risposta del domani. Così, lanciarazzi dei trials piazzato là con tracciamento trebbia orribile. Lasciatelo sta. Quindi per le armi io farei verità rivelata, lo prenderei. Profezia veritiera e l'ultimo ballo per il PvP se volete però qualcosa di particolare. E la carabina volendo la potete prendere di backup nel caso in cui su The Witch Queen ci serve un'arma. Però insomma sapete poi che su The Witch Queen cambiano tutti i perk, cose. Quindi non lo so, sulle armi forse si può leggermente sorvolare. Poi abbiamo il set dei cavalieri di Gensim. Quindi roba sansettata di Io, il pianeta che non c'è più. Quindi se volete prendere questo Transmog potete farlo adesso. Io sulla strega questo qui l'ho usato per un po'. Se ci mettete uno shader carino può fare la sua porca figura. E statistiche. Guanti brutti. Toga niente di che. Casco niente di che. Gambe con la resilienza al 25, intelletto 17, anche qui niente di che. Strega ragazzi, male male. Strega male male. Titano, ovviamente c'è sempre lo stesso set, quindi se volete prendere la roba di Io potete prenderla adesso per tutti i personaggi ovviamente. Allora, con i guanti abbiamo disciplina alta con mobilità e resilienza alta. No, resilienza alta 23. Neanche questo sinceramente mi piace. Abbiamo 59 con 15 di recupero, 16 di intelletto, decente, entry level. Proprio se non avete ancora fatto niente col titano, questo potrebbe essere un pezzo che può far per voi volendo. Mobilità, disciplina, anche qui male male. Male male ragazzi, le armature titano e strega male male. Poi braccia del cacciatore, mobilità e disciplina. Ci può stare. Ci può stare. Mobilità sul caccia va bene. Disciplina se volete farvi una delle build con la disciplina alta per recuperare un po' prima le granate, ci sta assolutamente. Poi volendo con la mod e il masterwork diventa intelletto 18, quindi diventa un 18, un 23, 18, 18. Onesto, questo ci può stare. E la casacca no. Il casco il casco interessante, anche se forse è tutto troppo basso. Cioè, c'ha tutto. È un buon pezzo overall, però non c'è niente che spicca. Però volendo ce può sta. Non è super, ma ce può sta. Non è il massimo, troppo spalmate. Poi abbiamo recupero, intelletto e forza, 61. Ok, se avete la build sulla forza, la famosa build sulla forza per l'invisibilità, per caricare il corpo a corpo, eccetera, eccetera. Questo qui pure invece ci potrebbe sta pure. Un po' basse, recupero intelletto, però insomma ci può. Nessun pezzo che spicca, sinceramente. Forse il pezzo migliore è questo qui dei cacciatori, le braccia. Per il titano volendo il casco, per la strega niente, raga. E boh, direi che forse il pezzo più figo di tutti di Xur di oggi è il protocollo, raga. Perché per il resto poca roba, eh. Xur un po' così sta settimana, un po' moscio.